Ben ritrovati con la nostra informazione, rotocalco del weekend. Vediamo subito i fatti del giorno. Un camionista di 44 anni, Gianluca Cuomo, ha perso la vita in A14 poco dopo la mezzanotte di ieri sul tratto Bologna-Taranto nel Cesenate. Il tratto è quello compreso tra Rimini Nord e Valle del Rubicone verso Bologna. L'incidente che ha coinvolto solo il mezzo pesante che guidava è uscito dalla carreggiata e è venuto all'altezza di San Mauro Pascoli. Gianluca Cuomo, 44 anni, abitava a Mesagne, nel Brindisino. L'uomo è deceduto sul colpo. Tra le ipotesi della tragedia, anche il malore oppure un colpo di sonno. Dritan De Mirage, in coma dopo essere stato picchiato da un altro detenuto, un ex pugile romeno nel carcere di Parma, lo scrivono alcuni giornali locali. Il fornaio albanese sta attualmente scontando l'ergastolo per il duplice omicidio dell'ex Lidia Nusdorfi, avvenuto nella stazione di Mozzano nel 2014, dell'amante della ex Stefano Mannina, invece avvenuto a Rimini. Demirai è ricoverato in rianimazione ed è in gravi condizioni. Due giovani sudamericani, un peruviano di 25 anni, un boliviano di 27, specializzati in furti e danni di donne anziane sole al volante, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Fano dopo che avevano rubato la borsa ad una anziana nei pressi dell'ospedale cittadino. La signora aspettava un conoscente ed è stata avvicinata da uno dei due ragazzi che, con la scusa di chiedere informazioni stradali, l'ha fatta scendere dall'autovettura mentre l'altro le sottraeva la borsetta. Una trentenne di romena è stata arrestata al traforo del Monte Bianco in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Rimini. La donna dovrà scontare un anno e 17 giorni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti. La polizia di frontiera l'ha controllata mentre stava tentando di entrare in Italia a bordo di un autobus di linea. Ladri in azione la scorsa notte in Valmarecchia, dove ignoti hanno sradicato un bancomat caduto verso le 2:30 a Pietracuta nel Riminese, ai danni della filiale della banca Valmarecchia. Secondo i primi accertamenti, utilizzando una vettura rubata nella Repubblica di San Marino, i ladri hanno utilizzato il veicolo come ariete per sfondare il distributore automatico per poi trascinarlo verso un furgone in attesa. Dopo una lunga serie di indagini, i carabinieri di Cesena sono riusciti ad individuare e ad arrestare il terzo uomo che lo scorso 29 dicembre, insieme ad una banda di altri due individui, sequestrarono e rapinarono madre e figlio in un'abitazione di Longiano. Le indagini avevano già permesso di individuare due dei componenti del gruppo. Gli ulteriori sviluppi hanno portato all'arresto dunque anche del terzo, un 25enne moldavo. E adesso i fatti in primo piano. Truffa sfondo erotico su Facebook. Un riminese di 36 anni ha rischiato di rimanerci incastrato. Sui giornali online, ha spiegato il quotidiano Rimini Today, si sente parlare spesso di questi tentativi di ricatto e quando sul mio profilo Facebook è arrivata la richiesta di amicizia di una ragazza sconosciuta, mi sono venuti parecchi sospetti. La pagina, creata d'arte dai truffatori, era quella di una tale Angela Franzi, che ufficialmente, secondo quanto riportava il suo profilo, era una ragazza di 26 anni che aveva frequentato l'Università La Sapienza di Roma. Pagina però che ha subito insospettito il 36enne, come lui stesso ha spiegato, anche perché non c'era nessun amico in comune. Nonostante tutto, ha accettato l'amicizia. Dopo pochi minuti, continua il suo racconto, chi c'era dall'altra parte la tastiera ha iniziato a chattare con me. Il secondo campanello d'allarme è arrivato dal modo di scrivere della ragazza, che in un italiano un po' stentato ha iniziato a farmi una serie di domande raffica sulla mia vita privata, continuando ad insistere per sapere se mi trovavo da solo e più che altro non pareva nemmeno interessata alle risposte che le dà. L'ennesima prova che qualcosa non andava è stato quando mi ha chiesto che lavoro facevo io. Con la più assoluta naturalezza le ho risposto che ero uno scrittore di biglietti per i biscotti della fortuna. A questo punto, secondo il racconto del riminese, la presunta 26enne non ha battuto ciglio nonostante le risposte assurde ed ha tentato di far scattare la seconda fase del tentativo di ricatto. Ha iniziato a fare allusioni piccanti sul suo lavoro di estetista e fantasie lucerose da soddisfare via webcam. L'obiettivo era quello di fare del sesso virtuale, farlo spogliare davanti al computer, registrare il video per poi ricattarlo.
A questo punto, grazie ad un programma spiegato, sono riuscito ad individuare il suo indirizzo IP, che invece di Roma riportava una connessione proveniente dall'est Europa, mentre il profilo di Angela risultava già essere l'autore di una serie di ricatti a luci rosse. Ho così deciso di accendere la webcam e dall'altra parte c'era una ragazza già nuda che mi ha invitato a fare lo stesso, ma quando le ho fatto notare tutte le incongruenze nel suo racconto è stata velocissima a bloccare la connessione e a sparire. In passato il personale della polizia postale di Rimini ha ricevuto diverse denunce da cittadini che si sono lasciati ingannare da una giovane avvenente che lavora per un'organizzazione criminale. Presidente, alla strada dei vini e dei sapori dei Colli Riminesi sarà presente la 50ª edizione di Vinitaly. Sì, un'edizione particolarmente bella sarà prima di tutto perché verrà inaugurato dal nostro grande Presidente della Repubblica, quindi direi che un 50ª anniversario veramente fantastico, si prevede una marea di gente, di presenze veramente come tutti gli anni d'altronde. Io quest'anno festeggio 30 anni di presenza lavorativa a questo grande evento che è la Fiera del Vinitaly di Verona e devo dire ogni anno è cresciuta sempre di più, è una delle più importanti manifestazioni che vengono fatte in Italia per quanto riguarda i vini e non solo i vini, adesso c'è il salone anche dell'olio e dei distillati, quindi è tutto un insieme che riguarda la viticoltura del mondo. E direi che bisogna almeno una volta nella vita bisogna visitarla perché è una cosa splendida. Noi come Consorzio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini quest'anno festeggiamo il 10° anno di presenza a questo evento qui e devo dire che ogni anno è stato sempre un anno pieno di novità perché i nostri prodotti venivano veramente accolti in maniera splendida. Ogni anno avevamo nuovi buyer, nuovi clienti, nuovi avventori che volevano conoscere questi grandi prodotti della provincia di Rimini. E parlo non solo dei vini che veramente abbiamo fatto una scalata negli ultimi anni splendida. Abbiamo una Rebola dei Colli di Rimini che è l'unico vitigno autoctono in questo territorio che è fantastico. Chi assaggia questo prodotto non può farne a meno sia in casa che nei locali, nei ristoranti. Mi auguro che quest'anno sia senz'altro, io penso veramente che sarà un anno splendido anche per la viticoltura riminese. Ogni giorno diverse cantine del nostro territorio, soci del Consorzio Strada di Vini e Sapori, si alterneranno mattina e pomeriggio nelle degustazioni guidate, sia bianchi, rossi, rosati, brutti e tutto quello che il nostro territorio produce. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie, che unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita, che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi.
Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. E adesso andiamo a riepilogare i fatti della settimana. Anziani maltrattati nella casa di riposo, l'ennesimo agghiacciante tentativo di sopravvazione ai danni di persone indifese, spesso con problemi motori, tutt'altro che autosufficienti. La segnalazione è arrivata sul tavolo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, un atto che ha condotto all'apertura di un fascicolo d'inchiesta con l'accusa di maltrattamenti. Nel mirino degli inquirenti sono finiti due dipendenti di una casa di riposo del riminese ritenuti responsabili di una serie di soprusi nei confronti degli anziani ospiti. È stata la stessa responsabile della struttura, convenzionata con l'ASL Romagna, che dopo aver raccolto alcune voci su come gli anziani, tutti non autosufficienti, sarebbero stati oggetto di maltrattamenti, ma anche sbeffeggiati e ripresi a male parole, ha informato la procura. Da ciò che sarebbe emerso a svelare in retroscena di quanto avveniva nella struttura di soprusi ed angherie al limite della persecuzione, non sarebbero stati i parenti degli ospiti, ma una dipendente che, impietositasi per quanto stava accadendo, ha levato il velo di omertà raccontando con dovizia di particolari cosa accadeva nelle stanze di quella casa di riposo. Sono così scattate le segnalazioni alla procura e all'ASL Romagna e nel primo caso sarebbero già due gli operatori iscritti nel registro degli indagati. Il Rimini dimostra grande carattere strappando un punto importante al Bonolis di Teramo. In Abruzzo finisce 1-1, partono forti i padroni di casa. Al decimo la girata di Cruciani viene deviata di testa da Pedrelli e finisce in angolo. Al minuto 17 si fa sotto Rimini, sugli sviluppi di una rimessa di Pedrelli la sfera arriva sui piedi di Varutti che calcia con potenza di sinistro, ma la conclusione si spegne a lato. Occasionissima abruzzese al 20°. Lancio da metà campo di Amadio per le noci che di testa, due passi da Ferrari manda fuori. Verso la mezz'ora romagnoli vicinissimi al gol. Punizione di Mancino dall'auta di destra, la deviazione di Martinelli è però imprecisa e la palla finisce a lato. Immediata sull'altro versante la risposta dei padroni di casa, scambio tra Di Paolo Antonio e Cruciani, la sfera finisce a Moreo. Cruciani raccoglie la respinta corta di Esposito e va alla conclusione che si spegne a lato. Rimini e Teramo vanno a riposo sullo 0-0. I padroni di casa partono nella ripresa con il piglio giusto, spingono con forza sull'acceleratore e al 29° mettono la freccia con Di Paolo Antonio che sfrutta una combinazione tra Petterella e Forte e mette la sfera alle spalle di Ferrari. Ma il Rimini non ci sta neppure il tempo di collocare la palla in mezzo al campo e i biancorossi trovano il pari con Bifulco, abile ad approfittare dell'assist di Carcure e battere l'estremo Tonti. Poco dopo la mezz'ora Signorini prova a sorprendere la retroguardia abruzzese su punizione da centrocampo, ma Tonti è attento e si rifugia in angolo. In pieno recupero Puccio si invola verso la porta avversaria con i suoi in superiorità numerica, ignora i compagni e va alla battuta, ma la conclusione è fuori bersaglio. Dopo 4 minuti di recupero il signor Curti di Milano manda tutti negli spogliatoi. Tra Teramo e Rimini finisce 1-1. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo che rilancia i romagnoli a quota 30 in classifica. Con le urla per prendere applausi non si va da nessuna parte. Una miccia esplosa in mattinata a Rimini, dove all'hotel Savoy i balneari italiani si sono ritrovati per fare il punto della situazione. Direttiva Bolkestein e concessioni demaniali, rischia di diventare bollente la primavera in Riviera con gli operatori del settore da tempo sul piede di guerra per uno stallo che potrebbe avere ripercussioni pesantissime su centinaia di imprese romagnole. E Rimini anche in questo caso si ritrova al centro dell'attenzione nazionale in un clima fin troppo bollente. Se deve essere accorto pure il ministro per gli affari regionali Enrico Costa. Ho subito avvertito che questa era una materia di tutti e di nessuno, ha detto. Il mio obiettivo è fare in modo che tutte le voci suonino univoche davanti all'Europa. Il tavolo che abbiamo istituito deve chiudersi con un provvedimento rapido e chiaro. Per il ministro serve un provvedimento organico che duri negli anni, non un emendamento volante nel mille proroghe. E ancora, il tavolo con le regioni dovrà avere tempi rapidi, aggiunge Costa. Entro un paio di settimane si dovrà arrivare almeno alle linee guida. Non ci saranno leggi calate dall'alto, ma un confronto. L'intervento del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, è stato
stato interrotto dalle urla di un operatore toscano, ma sia Giorgio Mussoni, presidente di Osi, che Riccardo Borgo, presidente del SIB, hanno voluto stigmatizzare con le urla per prendere applausi. Non si va da nessuna parte. Il turismo in Italia è stato affidato al fai da te per il primo cittadino malatestiano, Gnassi, a giudizio del quale in Europa ci si va con la schiena dritta per dimostrare che credi al tuo turismo balneare. E quanto al riordino normativo, la legge quadro dobbiamo farla in Italia, con il governo, con le regioni, con i comuni. Un percorso lungo sul quale, almeno a parole, anche in questa occasione molti si sono spesi, senza se e senza ma. Ha superato la notte, non sarebbe in pericolo di vita Augusto Mularge, la 51enne riminese ferito da 3 colpi di pistola ieri sera a San Giuliano al Mare, in un agguato verso le 21, quando l'uomo stava rincasando in via Zavagli. Nato a Rimini, ma la sua famiglia ha origini sarde, Mularge era da 7 anni, residente in Thailandia, con moglie e figlio. Proprio per il bimbo, in età scolare, la famiglia aveva deciso di tornare in Europa, chiudendo l'attività che aveva in Asia per aprire una gelateria a Tenerife, nelle isole Canarie. A Rimini, 51enne, ancora i parenti, madre e fratelli, e ieri sera era stato a cena con alcuni di loro, quando tornando a casa ha trovato un uomo con la pistola ad attenderlo. 3 colpi alle gambe, il 51enne è stato trovato in un lago di sangue. Ferita anche l'arteria femorale e solo grazie ai veloci soccorsi è stato salvato. Le modalità dell'agguato hanno fatto pensare agli inquirenti ad un avvertimento forse legato al mondo della droga. Il 51enne avrebbe infatti un passato turbolento. In un primo momento i carabinieri intervenuti non hanno potuto rintracciare alcun testimone. Pare che nessuno abbia visto esplodere i colpi. Più tardi però qualcuno si è fatto avanti raccontando di aver visto un'auto, un utilitario, allontanarsi dal luogo dell'agguato a fari spenti. Al rumore dei colpi esplosi alcuni residenti sono scesi infatti in strada e hanno soccorso il 51enne. Augusto Mularge è stato trasportato in ospedale agli infermi e secondo una prima ricostruzione era lucido e cosciente quando è stato soccorso e avrebbe parlato con gli infermieri. Dopo una notte in rianimazione è ancora ricoverato, in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ci troviamo a San Patrignano, dove vedete alle mie spalle in questo momento si sta tenendo il Positive Economic Forum, un evento unico e imperdibile per la qualità e la ricchezza degli appuntamenti, degli incontri e delle testimonianze. Purché queste riflessioni non rimangono solo parole, serve un cambiamento. Da dove deve partire questo cambiamento? Deve partire da una coscienza che se non lo facciamo il mondo sarà peggio nel futuro e che tutto il nostro problema di oggi si spiegano per il fatto che non siamo positive. Se saremo molto più positive avremo adesso una migliore situazione economica, sociale, ambiente, eccetera. Allora, se vogliamo che il futuro si improva, bisogna fare la misura quantitativa della capacità di essere più positivo e di fare qualche riforma. Ma un cambiamento che deve partire da ognuno di noi. Io credo con 2 livelli di intervento. Un primo livello è quello come privati cittadini nel scegliere i prodotti che consumiamo, quindi prodotti che siano tracciabili, prodotti dei quali si conosca la provenienza, prodotti che non siano realizzati in paesi dove c'è sfruttamento del lavoro. Il secondo livello è sicuramente un livello più istituzionale, ma può sempre partire da noi nel cercare di spingere le istituzioni a mettere in atto politiche di economia positiva, vale a dire politiche che favoriscano il benessere delle future generazioni. In Emilia-Romagna ci sono 108.000 famiglie in condizioni di disagio abitativo, il 32% rispetto al totale degli affitti. La maggior parte risiede a Bologna. Il divario tra reddito familiare e costo dell'alloggio sale nelle aree urbane. Di contro, le case popolari sono in tutto 55.000. Non sono molte meno del necessario, ma spesso abitate da persone più ricche di quelle che ne sono escluse. Sono i risultati di un rapporto redatto da Nomisma e presentato in regione. Secondo l'Istituto Bolognese, in Emilia-Romagna
gli sfratti per morosità avanzano ad un ritmo del 7,5% in più l'anno, situazione leggermente migliore rispetto al resto del paese. L'affitto, più utilizzato nelle aree metropolitane, resta una scelta delle fasce deboli della popolazione, tra queste gran parte sono di origine straniera. Il disagio economico legato all'abitazione riguarda 1,7 milioni di famiglie in Italia, per 1,3 milioni di queste si può parlare di disagio acuto. Tra i miti sfatati dallo studio, quello degli stranieri nelle case popolari. A Bologna sono il 14,5%, contro una domanda che sfiora ormai il 60%. Il problema, continua Nomisma, è semmai lo scarso turnover negli alloggi popolari, che penalizza innanzitutto i giovani, ora quasi pressoché assenti. Secondo la vicepresidente della regione Elisabetta Gualmini, la soluzione è portare il tasso di rotazione, che oggi si ferma all'1%, almeno sui 4-5 punti. Viale Aldo Moro ha infatti previsto da giugno un abbassamento della soglia ISEE per l'accesso all'ERP e la riduzione della distanza tra il limite di reddito per l'accesso e quello per la permanenza. L'obiettivo, assicura Gualmini, è far entrare ogni anno nelle case popolari 1.000-1.500 nuclei familiari. Un nuovo statuto dei lavoratori è quello che chiede anche la CGIL di Rimini, che domani scenderà in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica e per raccogliere firme che sostengono la proposta, come ha sottolineato il segretario generale del sindacato riminese, Graziano Urbinati. Sabato 9 aprile partiremo con tanti banchetti per la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare, la Carta dei diritti, quindi un nuovo statuto dei lavoratori, e per abrogare tre norme sul lavoro. L'articolo 18, così come combinato dal Jobs Act del governo Renzi, la responsabilità in solido dei committenti per ripristinare questa eventualità che è stata rimossa, e dall'altro cancellare la norma sui voucher. Questo ci permette anche di poter lanciare questa campagna e questa proposta di legge di iniziativa popolare per riscrivere i diritti per il lavoro dipendente, ma non solo, ma anche per il lavoro autonomo, per le partite IVA, per tutti quei ragazzi, soprattutto giovani, che i diritti non li hanno mai conosciuti. Noi abbiamo bisogno di fare questa operazione, la facciamo anche a Rimini. Abbiamo fatto i giorni passati una consultazione fra i nostri iscritti che ha coinvolto 12.000 fra lavoratori e pensionati. Siamo pronti per lanciare questa campagna, che è la nostra campagna elettorale da questo punto di vista. Quindi in tutti i comuni della provincia, sabato 9, saremo presenti, invitiamo tutti i cittadini e tutte le cittadine a firmare i quesiti referendari e la nostra proposta di legge. Continuerà naturalmente anche nei prossimi mesi, saremo impegnati in maniera molto profonda anche nei luoghi di lavoro, in tutti i posti dove troveremo riscontro e gente disposta naturalmente a darci questa firma per questa battaglia di civiltà nel lavoro. Ci fermiamo qua, grazie per averci seguito, l'informazione della rete torna puntuale lunedì e domani, come ogni domenica, seguite la settimana.